Ciao e bentrovati. Anche questa volta la videoriflessione verterà su un manuale. Continua la esplorazione dei manuali, sono un po' tornata all'antico amore, chiamandolo con le dovute virgolette. E il libro di questa settimana è l'ultimo scritto da Pietro Trabucchi, che si chiama Tecniche di resistenza interiore. Eccolo qui. Libro che completa, diciamo, secondo me, un po' la trilogia dei suoi due precedenti lavori, il cui primo è stato Resisto dunque sono, libro secondo me straordinario che io ho letto, credo, un paio di anni fa in vacanza, e poi Perseverare è umano, che era un po' il seguito naturale di Resisto dunque sono. Mentre questo sembra un po' più un libro tagliato su determinati, calato all'interno di determinati argomenti. Pietro Trabucchi è uno psicologo dello sport ed è particolarmente, e dedica i suoi studi e anche le sue prestazioni sportive, perché è anche comunque uno sportivo che accompagna atleti, allena squadre, e lui concentra molto i suoi studi attorno alla resilienza, non resistenza ma resilienza, che è un termine che deriva dalla meccanica dei materiali e che descrive, diciamo per sommi capi, che individua la capacità di un materiale di essere sottoposto a stress e, una volta terminato lo stress, ritornare nella sua configurazione originaria senza restare perennemente deformato, che credo che quello sia il termine, sia il limite di plasticizzazione, se ricordo bene, dalle reminiscenze degli insegnamenti di statica e tecnica delle costruzioni. Quindi Trabucchi è uno studioso della resilienza per quanto riguarda gli esseri umani, e lui, essendo a contatto molto con atleti che fanno le ultramaratone, che fanno scalate, che fanno degli sport particolarmente duri, si trova in un punto di osservazione estremamente interessante e ha modo di vedere veramente delle persone che hanno delle prestazioni straordinarie e decisamente inconsuete rispetto all'uomo comune. E questo studio della resilienza lui lo trasferisce anche all'interno della nostra vita quotidiana, che è un po' l'argomento attorno al quale ruota il suo ultimo libro. Infatti, mentre nei primi due che io avevo letto di cui ho dei ricordi e non ho poi più riletto, erano più tagliati sull'ambito sportivo, pur essendo fortemente motivanti come testi, perché ti spingevano comunque, anche te che non sei uno sportivo professionista, che non pratichi le ultramaratone, che non fai gare particolarmente dure, comunque ti motivavano a prendere, andare, fare, ad aumentare la tua capacità di perseguimento degli obiettivi. In questo libro Trabucchi scende più, ancor di più, nella quotidianità e analizza e fa quasi uno studio antropologico della società di oggi, che non ne esce bene. È uno studio che, mentre io leggevo questo libro, ti fa fare molte domande, ti fa fare anche una sorta di autoanalisi. Io in molte sue righe mi ci sono riconosciuta, su alcuni comportamenti legati un po' ai social network, legati a dei comportamenti di autosabotaggio, legati a delle dinamiche mentali che scattano in determinate situazioni di stress, chiamiamolo emotivo. E effettivamente risulta per alcuni aspetti un testo abbastanza inquietante, perché ti fa riflettere su alcune cose, la realtà nella quale vivi, che per te è acquisita ed è un po' l'habitat naturale, spaccato tra il reale e il virtuale, con il virtuale sempre più confuso con il reale, ti fa fare delle riflessioni per cui c'è stato un momento nel quale io ho pensato: oddio, io chiudo tutti gli account che ho sui social network e torno nel mondo reale e vedo di non farmi più influenzare a livello emotivo da un qualcosa che io vedo su uno schermo, e che quindi è un qualcosa di pesantemente filtrato e che non è detto che rappresenti la realtà quale essa è, diciamo, realmente. È un libro interessante,
Per alcuni aspetti penso che possa essere considerato una sorta di completamento o di prosecuzione degli studi e delle considerazioni che lui ha trattato nei primi due libri. E proprio perché è una prosecuzione o una conclusione, non so che cosa scriverà nei prossimi libri Trabucchi, in alcuni momenti ho trovato delle riprese di concetti che venivano già ampiamente trattati nei primi due libri. Questo per chi ha letto i suoi precedenti lavori può magari risultare per alcuni aspetti un pochino ripetitivo. Per chi invece non ha letto i suoi due precedenti lavori è sicuramente un trattato molto affascinante. La particolarità, e secondo me anche la carta vincente di questo testo, ma anche dei suoi due precedenti, è la semplicità di linguaggio. Cioè non, lui, pur essendo uno studioso, pur essendo estremamente competente nella materia della resilienza, nello sport, nella psicologia, non tratta questi argomenti in modo difficile, facendo cadere i concetti dall'alto, bensì ti prende e ti porta nel quotidiano e con parole molto semplici. E Trabucchi è una persona semplice, che ho avuto l'opportunità di seguire un corso con lui di una giornata. Ti trasferisce dei concetti, ti fa riflettere, ti fa porre delle domande e ti fa vedere alcuni punti di vista che, sui quali tu magari non hai mai prestato particolare attenzione. Ne consiglio la lettura perché comunque è un libro divulgativo ed è una sana doccia fredda per alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda la sua trattazione proprio della nostra vita nella società odierna e a contatto con i social network. E quindi non mi resta che augurare buona lettura e vi ricordo il titolo del libro, che si chiama Tecniche di resistenza interiore, pur trattando di resilienza, edito da Mondadori. Buona lettura e ci vediamo la settimana prossima con un altro libro.